Eder. Mech. Pallister. Mi disse che gli serviva una pistola. Nulla di più. Hai il porto d'armi? Gli chiesi. Lui disse no. Ma sei pazzo? Gli risposi io. Questo è il passaggio della conversazione di Onorato con un amico. Per Vincenzo Lorè, legale rappresentante della famiglia, l'idea che il 54enne fosse alla ricerca di un'arma allontana ancora di più l'ipotesi del suicidio sulla morte di Onorato. Che Francesca Donato ha rifiutato dal primo momento. Per noi è un dato che, sommato alle preoccupazioni più volte manifestate per risolvere un problema a Capaci, anche in modo bonario, ci fa pensare ancora di più a un delitto. Escludendo l'ipotesi del suicidio. Il riferimento dell'avvocato è all'ultima conversazione avuta dall'imprenditore con il cognato, che era andato a prendere all'aeroporto per accompagnarlo nell'abitazione di Mondello. Devo andare a incontrare dei personaggi di Capaci, devo risolvere una questione, spero in modo bonario, aveva detto con insofferenza al familiare, poco prima della morte. Sabato 25 maggio in via Minutilla, la strada di Palermo che corre parallela all'autostrada per Mazara del Vallo. A trovarlo la moglie eurodeputata Francesca Donato e la figlia minore, che si erano messe sulle tracce del Range Rover dell'uomo tramite la localizzazione del GPS. Omicidio o suicidio? Le due ipotesi sono ancora sul tavolo degli investigatori, impegnati in questi giorni a ricostruire gli spostamenti dell'imprenditore palermitano nelle ore immediatamente precedenti alla sua morte. Ma anche la sua situazione economica, le confidenze alla famiglia e agli amici, il contenuto della lettera all'avvocato Fabrizio Macchiarella. L'ultimo appuntamento. Stando ai filmati delle telecamere di sorveglianza, il 54enne sarebbe arrivato in zona, davanti alla caserma abbandonata della vecchia circonvallazione, una prima volta intorno alle 10.45. Solo alcuni minuti, poi sarebbe ripartito, per tornare in un secondo momento un quarto d'ora dopo circa, fermandosi nello stesso posto. Fuori dall'inquadratura della videosorveglianza, che però riprende l'area intorno e le immagini sembrerebbero escludere che altre auto, o persone a piedi, si siano accostate a quella di Onorato. In attesa dei primi risultati dell'autopsia del medico legale Tommaso Danna, secondo quanto trapela dagli esami della scientifica l'uomo era riverso con il capo in avanti. Macchie di sangue sulla camicia, una fascetta di plastica stretta sul collo. Ma anche una seconda fascetta a terra, accanto al cofano dell'auto, proprio davanti alla Range Rover comprata oltre 60.000 euro a giugno 2023. Sospetto il fatto che la portiera posteriore destra dell'auto fosse aperta, sul tettuccio del mezzo è stata repertata una impronta digitale dalla paternità al momento sconosciuta. I tecnici l'hanno isolata e stanno lavorando per determinare attraverso analisi sofisticate, quando sia stata lasciata e da chi. Nuccia Albano, incaricata dalla famiglia Onorato come perito tecnico di parte, aveva dichiarato a caldo che la posizione della chiusura della fascetta sul collo di Onorato è determinante. Un elemento centrale nel fascicolo di indagine sull'omicidio di Onorato aperto dalla Procura di Palermo, insieme alla lettera, scritta a febbraio. Arrivata a un altro amico due giorni prima del ritrovamento. Tre fogli da consegnare alla moglie se succede qualcosa, in cui l'architetto manifestava la preoccupazione di essersi fidato delle persone sbagliate ammettendo che c'è gente che mi vuole male. Dopo aver fatto il quadro economico della famiglia e aver dedicato parole di grande amore verso la moglie e ai figli. La famiglia ha nominato come consulente Nuccia Albano, medica legale e assessora regionale a famiglia e lavoro, che prima della perizia.
ha spiegato che per suicidarsi con una fascetta l'aggancio deve essere nella parte anteriore del collo, se è laterale o posteriore è praticamente impossibile avere la forza per stringere la stringa. Se è laterale potrebbe essere stata serrata da qualcuno seduto alle spalle della vittima e a quanto pare proprio in questa posizione anomala sarebbe stata ritrovata posizionata la fascetta. Angelo non era una persona chiusa, introversa, ha raccontato Albano, soprattutto era una persona in grado di superare le difficoltà. Da amica sono ancora senza parole, non mi convinco che si possa essere tolto la vita. Se poi l'ha fatto ci dovranno essere le sue impronte sulla fascetta, escludo che una persona si tolga la vita con i guanti. Questo sarà un punto importante per capire cosa è successo. Altra stranezza, nel gancio dove si blocca la cintura di sicurezza c'era una linguetta utilizzata per non fare suonare il segnalatore di mancato aggancio. Nonostante questo onorato aveva la cintura di sicurezza in gran parte avvolta addosso. Ma ora veniamo alle prime anticipazioni sull'autopsia. Non sarebbero stati riscontrati segni di violenza sul corpo di Angelo Onorato, l'imprenditore palermitano di 55 anni, trovato senza vita nella sua auto con una fascetta stretta al collo. Lo rivela, come si apprende, l'autopsia terminata poco fa all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo. Il medico legale Tommaso Danna, incaricato dalla Procura di Palermo, ha eseguito l'autopsia alla presenza di alcuni specializzandi e del consulente di parte della famiglia Onorato. L'assessore alle politiche sociali della regione siciliana Nuccia Albano, che per 40 anni è stato medico legale. Il corpo dell'imprenditore palermitano, molto noto in città, è stato rinvenuto sabato pomeriggio dalla moglie, l'eurodeputata Francesca Donato e dalla figlia, Carolina di 21 anni. In una strada nei pressi della circonvallazione di Palermo. Sono ancora tanti i punti oscuri della vicenda. Sul corpo sono stati eseguiti anche degli esami tossicologici e dei tessuti. Particolare attenzione è stata puntata sulla fascetta stretta al collo su cui ancora non si conoscono altri particolari. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.